Gli avvistamenti di UFO sono ormai un fenomeno globale. Ma il sud-ovest degli Stati Uniti è senza dubbio l'area con il più alto numero di segnalazioni di tutto il mondo. Roswell, nel New Mexico, e l'Area 51. Questi due luoghi e gli eventi che li riguardano sono tra i soggetti più discussi all'interno della comunità ufologica. Anche se, a causa del livello di segretezza mantenuto dal governo degli Stati Uniti, la popolazione ne sa pochissimo. Le nuove prove di cui siamo in possesso sono in grado di abbattere il muro di silenzio che dura da decenni, rivelando la storia sconvolgente che il governo americano non voleva farvi conoscere. Complotti segreti e spaventose descrizioni di tecnologie aliene. Seguiteci e i segreti di Roswell e dell'Area 51 vi saranno rivelati. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati, quello che il governo americano voleva nasconderci, dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Quantico, Virginia, aprile 2011. Il sito internet dell'FBI riceve un numero record di contatti in seguito alla pubblicazione di un memorandum risalente a 60 anni prima, indirizzato all'ex direttore J. Edgar Hoover. Il suo contenuto potrebbe rivelare la verità dietro al più grande complotto di tutti i tempi. Dossier segreto. Il memorandum di Guy Hotell. Guy Hotell è stato l'agente speciale dell'FBI responsabile delle operazioni a Washington. In un memorandum del 22 marzo 1950 ha trascritto le testimonianze riguardanti un incidente del 1947 destinato a cambiare il corso della storia. Il recupero di due dischi volanti caduti nel deserto del New Mexico. Nel memorandum, Hotell dichiara: sono stati descritti come di forma circolare, con il centro rialzato e un diametro di 15 metri. Ognuno di essi era occupato da tre esseri umanoidi, alti un metro circa. La pubblicazione di questo documento riservato fa clamore presso la comunità ufologica. Si tratta della conferma di ciò che molti sospettavano da tempo. Il governo degli Stati Uniti possiede informazioni sugli extraterrestri e le ha deliberatamente tenute nascoste al pubblico. Questo memorandum è inoltre il primo documento ufficiale sull'evento ufologico più famoso di tutti i tempi, l'incidente di Roswell. Dossier segreto. L'incidente di Roswell. Roswell, New Mexico, 1947. Nella notte del 2 luglio, i coniugi Wilmot, residenti nella zona, vedono un oggetto luminoso precipitare dal cielo a velocità altissima, scomparendo dietro la foresta a nord-ovest della città. I Wilmot non possono credere ai loro occhi. Il mattino seguente, l'allevatore Mac Brazel trova dei detriti metallici nello stesso luogo in cui l'oggetto volante, visto dai Wilmot, è scomparso la notte prima. Brazel raccoglie alcuni frammenti e li porta allo sceriffo della zona. Lo sceriffo contatta la base aerea di Roswell, segnalando che nelle vicinanze deve essersi schiantato un aereo e l'aviazione invia il maggiore Jesse Marcel per condurre delle indagini. Suo figlio, Jesse Jr., ha un vivido ricordo di quegli eventi. Una notte tornò a casa molto tardi, intorno alle 2 del mattino. Era agitato. E svegliò me e mia madre dicendoci che avevano trovato dei pezzi di un disco volante. Il relitto è diverso da qualunque cosa Marcel abbia mai visto. Tuttavia, l'indagine condotta dal colonnello William Blanchard inizia come una pratica di routine. Si parla spesso della copertura dell'incidente di Roswell, ma in effetti all'inizio non ci fu nessuna copertura. L'esercito si fece avanti e dichiarò che un disco volante si era schiantato nei pressi di Roswell e che il relitto era stato recuperato. Il colonnello Blanchard mi disse di preparare un comunicato stampa per annunciare che eravamo entrati in possesso di un disco volante.
8 luglio 1947. L'esercito ha annunciato di aver recuperato il relitto di un disco volante. Si tratta di una notizia sconvolgente. Gli Stati Uniti si sono impadroniti di un vero e proprio disco volante. Il comunicato, che cita i Wilmot come testimoni, fa velocemente il giro del mondo. L'esercito è colto di sorpresa. Il giorno dopo, con un dietrofront improvviso, il comunicato viene corretto. Si afferma che il relitto recuperato è quello di un pallone sonda. Una marcia indietro che solleva molti dubbi. Perché l'esercito ha ritirato le proprie dichiarazioni? E cosa è stato davvero recuperato? C'è forse la volontà di nascondere qualcosa? Il Pentagono organizza una conferenza stampa nel corso della quale il maggiore Marcel mostra un campione del materiale da lui trovato. Prima a Marcel viene chiesto di posare davanti ai detriti. Poi l'esercito ritratta le sue dichiarazioni affermando che si è trattato di un pallone sonda. In altre parole, al colonnello Blanchard è stato chiesto di smentire e di umiliare il maggiore Marcel davanti alla stampa di tutto il mondo, distruggendo a tutti gli effetti la sua carriera militare. Questo è mio padre. E mostra quelli che sono chiaramente i pezzi di un pallone sonda. Ma non si tratta degli stessi detriti che ho visto sul pavimento della nostra cucina quella mattina del 47. Sono completamente diversi. È soltanto uno dei numerosi depistaggi riguardo al caso di Roswell, alcuni dei quali hanno avuto conseguenze mortali. L'articolo originale cita i Wilmot come unici testimoni oculari dello schianto. In realtà, i testimoni degli eventi di quella notte sono molti di più e, al contrario dei Wilmot, molti di essi hanno cercato di raggiungere il luogo del disastro per scoprire che l'esercito aveva già bloccato tutte le vie di accesso. Le truppe impartiscono ordini a tutti coloro che cercano di avvicinarsi all'area. Ci dissero: non avete visto niente e non siete mai stati qui. Potremmo portarvi nel deserto e nessuno troverebbe mai i vostri corpi. Di voi rimarrebbero solo le ossa e nessuno lo verrebbe a sapere. Quali segreti potrebbero portare l'esercito a ricorrere a simili minacce? L'abbiamo chiesto a un componente della squadra di soccorso entrata in azione quella notte. Capimmo subito che non si trattava di un aereo. L'apparecchio era tagliato a metà e all'interno c'era ancora un corpo. Chiedemmo di inviare subito un camion da rimorchio e una gru, perché dovevamo portare via tutto. Dopo tutti questi anni, pochi testimoni dell'evento sono ancora in vita. Ma alcuni di loro hanno deciso di raccontare ciò che sanno. Dossier segreto. Le confessioni di Roswell. 2002. Walter Hutt, l'autore del comunicato stampa di Roswell, rilascia una dichiarazione giurata rivelando i dettagli della copertura. Nel documento fornisce una descrizione accurata del relitto del disco volante e dei corpi degli alieni trovati al suo interno. Ecco la verità su ciò che è accaduto dopo il ritrovamento di Roswell, dalla voce di un testimone oculare, il tenente Walter Hutt, ufficiale addetto alla comunicazione. E si tratta di una dichiarazione giurata rilasciata in un'aula di tribunale. Nel 2012, un agente della CIA con 35 anni di servizio e in grado di avere accesso ad informazioni di massima segretezza trova in un archivio sotterraneo una scatola con su scritto Roswell. Al suo interno è contenuta una straordinaria serie di documenti e fotografie che rivelano cos'è accaduto davvero quella notte del 1947. Di fronte al gigantesco inganno, l'agente decide di correre il rischio e di diffondere le informazioni. In una nota scrive: so con certezza che un veicolo proveniente da un altro pianeta si è schiantato a Roswell e che oltre al relitto l'esercito ha recuperato dei cadaveri. Tutto ciò è stato reso pubblico per un periodo brevissimo. Ma cosa è accaduto al relitto? E cosa ancora più importante, cosa ne è stato dei corpi? Tra poco, le risposte alle più grandi domande della nostra epoca potrebbero trovarsi all'interno della base militare più segreta al mondo. L'Area 51. State vedendo Alieni, nuove rivelazioni.
i più sconvolgenti segreti dell'universo. A Alieni nuove rivelazioni. Cosa ne è stato dei detriti dell'incidente di Roswell? E dove sono i corpi degli alieni recuperati dal relitto? La risposta potrebbe trovarsi nel luogo più sorvegliato della Terra. Dossier segreto. La verità sull'Area 51. Nel deserto del Nevada, a 83 miglia da Las Vegas, si trova una base militare segreta. Alcuni la chiamano Dreamland, altri Paradise Ranch. L'unica prova ufficiale della sua esistenza si trova all'interno di un dossier segreto della CIA in cui viene citata come Area 51. Inizialmente, il sito ospitava una base aerea usata per gli addestramenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, poi abbandonata nel 1946. In seguito, l'esercito ha trovato un nuovo uso per questa struttura isolata. L'Area 51 nasce come centro industriale militare per la produzione del primo velivolo spia. Oggi, la zona è recintata e inaccessibile. Veicoli senza contrassegno sorvegliano il perimetro con l'ordine di sparare a vista ai trasgressori. Chiunque cercasse di violare lo spazio aereo sopra di essa verrebbe abbattuto. Questo luogo è così segreto che chi vi ha lavorato non può parlarne. Gli ufologi ritengono che l'Area 51 sia la struttura in cui si effettuano le ricerche sui detriti del disastro di Roswell. Ma il relitto del disco volante è stato davvero portato qui? E perché nessuno è disposto a parlarne? Secondo la giornalista Annie Jacobson del Los Angeles Times, gli informatori esistono. Recentemente la Jacobson ha condotto una serie di interviste con gli ex dipendenti dell'Area 51. Un ingegnere che ha lavorato alla base nel 1978 ha confermato che i detriti e i corpi sono stati portati laggiù per effettuare degli esami. Sorprendentemente, però, quest'uomo sostiene che i cadaveri non sarebbero stati di origine aliena. Dossier segreto. Lo stratagemma sovietico. 1945. La guerra è finita. Germania e Giappone sono stati sconfitti. Ma la pace mondiale è un obiettivo ancora lontano. La situazione tra Stati Uniti e Unione Sovietica è tesa e l'ombra di un nuovo conflitto minaccia il mondo intero. Stalin sa che gli americani hanno a disposizione un vasto arsenale di armi nucleari. Per vincere, deve incrinare la loro volontà di combattere. Così architetta un piano straordinario. Decide di far atterrare nel cuore degli Stati Uniti un apparecchio dall'aspetto extraterrestre con all'interno esseri somiglianti ad alieni. Il suo obiettivo è seminare il panico tra la popolazione, come ha già fatto Orson Welles nel 1938 con il suo adattamento radiofonico de La guerra dei mondi. Come disco volante viene scelta una versione modificata di un velivolo tedesco conosciuto come l'ala volante. Ma come creare degli alieni verosimili? Per riuscirci, Stalin si rivolge a un alleato improbabile, il medico nazista Josef Mengele. Ad Auschwitz, Mengele aveva eseguito terribili esperimenti su soggetti umani, divenendo noto come l'angelo della morte. Stalin lo rintraccia e gli chiede di usare le sue conoscenze mediche per creare dei piloti alieni dall'aspetto verosimile. Secondo le fonti di Annie Jacobson, Mengele compie esperimenti su degli adolescenti, producendo orrende deformazioni che ricordano l'aspetto degli alieni descritti nel memorandum di Guy Hotel. È un piano diabolico, rovinato all'ultimo momento da uno strano scherzo del destino. Attraversando lo spazio aereo americano, l'apparecchio radiocomandato si imbatte in una tempesta che lo fa precipitare nei pressi di Roswell. Si è trattato quindi di un piano sovietico per vincere la Guerra Fredda? Che i reperti raccolti a Roswell e portati nell'Area 51 siano falsi? Oppure la fonte della Jacobson è una talpa del governo e questo è soltanto l'ennesimo depistaggio. Un altro insider dell'Area 51 racconta una storia completamente diversa.
Bob Lazar afferma di aver lavorato all'interno dell'Area 51 negli anni 80. Lì avrebbe condotto ricerche su tecnologie recuperate da 9 diversi dischi volanti. Bob Lazar sostiene di aver lavorato laggiù come ingegnere e di aver riprodotto il sistema di propulsione di uno di questi veicoli. Certe notti invitava i suoi amici a Groom Lake per mostrargli questi apparecchi in volo. Lazar ha anche dichiarato che l'esercito americano non stava semplicemente studiando la tecnologia aliena, ma collaborava attivamente con questi esseri. La sua descrizione di queste creature è molto simile a quella contenuta nel memorandum di Guy Hotel. Se Lazar dice la verità, cosa ne è stato dell'apparecchio da lui costruito? E cosa succede all'interno dell'Area 51? L'esercito sta davvero utilizzando le tecnologie aliene recuperate a Roswell? Ben Rich è stato direttore dello stabilimento industriale della Lockheed Martin a Palmdale, in California, dal 1975 al 1991. In una intervista rilasciata poco prima della sua morte, nel 95, Rich ha rivelato che gli ingegneri aerospaziali americani lavorano da tempo con tecnologie di derivazione aliena. È famoso per aver dichiarato: qualunque cosa vediate sfrecciare nei cieli, tecnologicamente siamo già 50 anni avanti. In altre parole, siamo molto più avanti di quanto pensiate. Ok, interessante. Ora aggiungiamoci la tecnologia aliena. Si hanno recuperato dei veicoli e li hanno studiati per decenni. Chissà quanti anni avanti sono davvero. Forse Rich si riferiva a questo. Secondo Rich, queste ricerche sono state condotte sotto la supervisione del governo americano fino al 1969, quando Richard Nixon le ha affidate a un misterioso comitato internazionale. Negli ultimi anni della sua vita, Rich si è reso conto che si trattava di un potere troppo grande nelle mani di un'elite ristretta e che l'opinione pubblica doveva conoscere la verità su Roswell e sull'Area 51. Che l'oscuro comitato di Nixon non fosse altro che la temuta organizzazione Majestic 12? E se così fosse, questi uomini decideranno di usare queste tecnologie per il bene dell'umanità o per i loro interessi personali? Avete visto? Alieni, nuove rivelazioni. I più grandi segreti dell'universo.